Buongiorno a tutti, grazie di essere qui presenti. Saluto in maniera particolare innanzitutto la capo dipartimento, la dottoressa Maestri, e Massimo Rocchi, che è il dirigente in questo caso, diciamo, che sostituisce la De Simone, e Giovanni D'Annunzio dell'ufficio sport. E ringrazio in maniera particolare tutti i componenti del Comitato Regionale dello Sport, non solo per la presenza oggi qui, ma soprattutto perché se siamo qui oggi è grazie al lavoro che abbiamo fatto tutti insieme e ci ha portato oggi appunto a presentare questo programma degli interventi di promozione sportiva per l'anno 2024. Quindi grazie veramente, perché il vostro aiuto è stato sicuramente prezioso nell'interesse della Regione Marche. Quindi grazie di cuore a tutti. Allora, quest'anno diciamo che abbiamo cercato un po' di andare anche nell'ottica dell'innovazione. Quindi, come vedrete, poi dopo scorrendo le varie misure, le misure sono le stesse, però per facilitare l'accesso ai fondi e nell'ottica dell'efficienza e della trasparenza, in realtà le misure escono tutte insieme. Infatti questo sarà il bando unico dello sport della Regione Marche. Unico nel senso che con un unico decreto sono uscite tutte le misure, in maniera tale che poi ovviamente, diciamo, la piattaforma si aprirà, poi entreremo nel dettaglio, diciamo tra il 24, cioè tra ieri che si è aperta, e il 5 luglio. Però così facendo abbiamo dato la possibilità a tutti di sapere già in anticipo già quelle che sono le misure che appunto metteremo in campo. Quindi se no negli anni precedenti poi magari ci chiamavano e ci dicevano: ma esce la misura quella, ma esce la misura quell'altra. Praticamente adesso le vedete tutte insieme. Quindi questo è stato un'innovazione che io ho fortemente voluto e che ovviamente ringrazio gli uffici perché mi hanno, diciamo, sostenuto in questo, e anche ovviamente quelli dell'informatica, i colleghi dell'informatica che oggi non sono qui, ma che hanno sicuramente anche loro dato un contributo importante. Quindi quest'anno appunto la dotazione finanziaria che abbiamo a disposizione per lo sport è, come vedete, 2.300.000 euro, di cui 1 milione per spese correnti e 1,2 milioni per spese di investimento. Poi appunto andremo, diciamo, a vedere nello specifico in che cosa consistono queste spese di investimento. Le misure sono, diciamo, più o meno quelle appunto degli anni precedenti, e quindi abbiamo ovviamente la prima misura che sono i contributi per la diffusione dello sport per tutti, quindi sicuramente un occhio attento per cercare di agevolare il più possibile anche la partecipazione, diciamo, di più persone possibili al mondo sportivo. E quindi questa è la misura numero uno. Poi ovviamente adesso cercherò di fare una carrellata e poi insomma, se c'è necessità, entriamo anche nel dettaglio. Poi abbiamo la misura 2, che è comunque la misura per la promozione delle attività sportive per le persone diversamente abili, così come era appunto anche lo scorso anno. Abbiamo, ecco, la misura forse quest'anno più importante, che è la misura 3, più importante nel senso che avendo una dotazione finanziaria significativa, abbiamo voluto fare, diciamo, una misura che serva per la riqualificazione degli impianti sportivi, cioè in maniera particolare per le attrezzature sportive, quindi tutte quelle attrezzature che generalmente vengono utilizzate all'interno degli impianti sportivi. E qui c'è una dotazione finanziaria complessiva di oltre 1.115.000 euro, di cui 115.000 euro le abbiamo proprio riservate alle attrezzature sportive per il potenziamento dello sport paralimpico. E poi ecco, anche qui, ripeto, se vogliamo possiamo entrare nel dettaglio.
E poi la misura 4, che in realtà si compone di, diciamo, di 4 sottomisure. La prima è dedicata appunto ai licei scientifici che abbiamo nella nostra regione e dove ovviamente è attivato l'indirizzo sportivo. La misura 2, che sono, ecco, è con l'ufficio scolastico regionale, quindi la misura che generalmente noi mettiamo in atto con l'ufficio scolastico regionale per promuovere appunto lo sport sin dalla giovane età. E poi la 4-3, la 4-4, che sicuramente tutti voi conoscono, che sono appunto le manifestazioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale. E l'ultima, che sono ovviamente gli eventi sportivi di rilevanza strategica per la Regione Marche. Poi abbiamo la misura 5, che sono appunto gli incentivi al merito per andare a premiare, diciamo, tutti quelli sportivi che comunque si sono distinti nel corso degli anni per la loro attività nell'ambito della nostra regione. E la misura 6, che è appunto un contributo che viene dato al CONI per la Scuola Regionale dello Sport. E la misura 7, abbiamo anche in questo caso comunque voluto lasciare un occhio sempre attento a quelle che sono le aree colpite dal sisma. E la misura 8, diciamo che è una misura, come dire, appunto che non riprende tutte le altre, quindi dove non è possibile inserirsi diciamo, nelle altre misure, la 8 va un po' a chiusura. E l'ultima è il sostegno dell'attività sportiva appunto nei penitenziari. Queste sono, diciamo, le principali, cioè diciamo tutte le misure di questo programma. E come vi dicevo, diciamo in realtà sono già tutte visibili sulle nostre piattaforme della Regione Marche. L'unica cosa è che 3 sono già, diciamo, è già possibile inserire appunto le domande, che sarebbe la 2, la 4-3 e la 4-4, mentre la misura 1, 3, 5, 7 e 8 sarà possibile inserire la richiesta dal 5 luglio e l'ultima, la misura 9, dal 15 luglio. Però ecco, quest'anno abbiamo voluto fare questa, diciamo, questa attività perché così almeno tutto il mondo sportivo già sa quelle che sono appunto le misure, poi se le può andare a vedere nel dettaglio, non solo appunto la partenza, ma anche comunque il momento conclusivo. Ecco, io non ho altro da aggiungere, pertanto lascerei la parola a Massimo, a Giovanni, insomma a Roberta, se vuoi. Sì, allora io sono Massimo Rocchi, sono il dirigente sostituto della Immacolata di Simone, sono il dirigente del settore formazione e del settore lavoro. Avevo già seguito lo scorso anno per alcuni mesi queste attività, quindi ecco, sono stato chiamato a intervenire sulla programmazione delle misure dello sport per l'anno 2024. Mi sono trovato, ecco, in piena sintonia con questa programmazione congiunta, ecco perché un'azione di questo tipo consente a tutti i soggetti che operano nel campo dello sport di poter avere una visione insieme di tutte le iniziative che la Regione Marche andrà a finanziare, e questo penso possa essere un elemento innovativo e importante per dare piena prontezza a tutti gli operatori e poi ricaduta anche alle famiglie, agli sportivi, di poter capire quello che la Regione Marche ha messo in campo. Quindi ecco, queste misure, seguendo le operazioni fatte negli anni passati, le conoscete. Come detto, la misura 3 prevede questa possibilità in più di andare a riqualificare gli impianti sportivi con le attrezzature. Penso che sia anche uno sforzo importante da parte della Regione, visto l'importo consistente che si è voluto mettere a bando, soprattutto in una fase anche particolare dove, su questo ci tengo a dirlo, in molti altri settori la finanziabilità delle azioni viene fatta prevalentemente con fondi comunitari o altri fondi.
su questa partita dello sport la Regione Marche ci sta mettendo tanto e quindi c'è proprio una volontà di sostenere le misure sullo sport e quindi poi insieme a tutti voi fare ecco, un'operazione veramente, veramente importante. Alcune misure sono già uscite, quindi c'è già possibilità di presentare le domande, ma da qui a metà luglio avremo ecco, la possibilità di attivarle tutte. Grazie. Giovanni? Sì, cosa aggiungere? Diciamo, dal punto di vista nostro degli uffici abbiamo ecco, questa diciamo, novità che è quella di presentare un po' il quadro no? delle misure tutte insieme, per cui diciamo, dare la possibilità di avere una visione anche completa e ordinata a tutti i soggetti interessati. E quindi questo sicuramente diciamo, costituisce un vantaggio per i beneficiari potenziali. Anche per noi come ufficio insomma, è stato un po' oggetto di aggiornamento, di insomma, riorganizzazione, però ci consente ecco, di portare avanti in maniera più ordinata l'intero programma, che in effetti è piuttosto articolato, perché poi di fatto le misure sono diciamo, numerose, vanno un po' anche a colpire nel segno specifici target che magari non sono particolarmente numerosi, come nel caso per esempio dei penitenziari, no? Andiamo a fornire un supporto, un sostegno dal punto di vista dell'attività da svolgere nei penitenziari, ecco, però sono esigenze importanti sul territorio, quindi da seguire. E per il resto ci muoviamo diciamo, nel solco della programmazione un po' storica, diciamo, regionale. C'è questa diciamo, novità della misura 3 che di fatto poi si va un po' a sommare, ad aggiungere al bando sui lavori di riqualificazione che è già uscito nel 2023 ed è in corso di gestione. Per cui mentre procedono i lavori da parte dei comuni finanziati per riqualificare con lavori di impianti sportivi, noi aggiungiamo questa ulteriore misura che è quella dell'acquisto delle attrezzature, per cui diciamo un po' la parte hardware andiamo ad aggiungere quella più soft no? di piattistica. Bene, grazie. E allora io insomma, magari se qualcuno del comitato ha piacere di intervenire, insomma ne sarei felice. Sì. Vengo con il piacere anche per ringraziare per l'invito di questa mattina, ma anche così per spiegare che non tanto a noi, che conosciamo benissimo come funziona magari questo piano, ma per gli amici della stampa. La legge regionale 5 del 2012, quella che regolamenta un po' le attività sportive nella nostra regione, prevede che ogni anno la giunta debba deliberare quello che è il programma annuale dello sport, che è quello che quest'anno la Giunta ha fatto il 20 maggio, mi sembra, con la delibera 770. Che cosa va a deliberare la Giunta? Va a deliberare praticamente una proposta che viene fuori da una serie di incontri che vengono fatti con il Comitato Regionale dello Sport. Il Comitato Regionale dello Sport, che qui questa mattina in parte è rappresentato anche in presenza, è formato da tutti coloro, da tutti quegli enti che in qualche maniera possono portare un contributo positivo sullo sport. Ci abbiamo da parte adesso il CONI e il CIF, che sono poi due enti che rappresentano lo sport diciamo, a 360 gradi, ma poi dentro ci abbiamo l'università, ci abbiamo l'ufficio scolastico, ci abbiamo i rappresentanti degli insegnanti laureati in scienze motorie, ci abbiamo dall'ASO per quanto riguarda la abbiamo tutti coloro che in qualche maniera possono dare un contributo alla regione per far sì che quando mettano qualche risorsa sullo sport lo faccia con, diciamo, con dei suggerimenti che arrivano proprio dalla parte. E in più quello che il Comitato Regionale dello Sport va a suggerire non è che magari viene calato un po' dall'alto, ma fa seguito a quello che è il programma quinquennale che la Regione Marche
a approvarlo all'inizio del suo mandato, anzi degli obiettivi, e pertanto ogni volta che viene approvato questo programma, il programma è un po' in linea con quelli che sono, diciamo, gli obiettivi da deliberare all'inizio della legislatura. Quelle che sono le misure, già è stato detto, sono misure oramai che fanno parte oramai della storia un po' della nostra regione, perché c'è poco quasi da inventarsi, nel senso che si cerca di andare a sostenere un po' tutti quelli che sono i settori che in qualche maniera riguardano lo sport, da quello che può essere lo sport per tutti, da quello che può essere l'attività per i diversamente abili, da quello che può essere una misura importante, per esempio, degli incentivi al merito sportivo, che non è stato detto, ma si premia quelle società che hanno dei ragazzi under 18 che ci danno tantissime soddisfazioni. A volte noi parliamo di campioni del mondo, campioni europei, che sono dei giovani, ma dietro a questi giovani c'è il lavoro di tantissime società. Ecco, pertanto se la regione riesce a queste società dire grazie per quello che state facendo, che poi in futuro diventeranno anche degli atleti, tra circa 30 giorni ci andranno a rappresentare magari a Parigi alle Olimpiadi. Queste sono le misure che andiamo a leggere, che oramai hanno una storia, ogni anno magari se ne può aggiungere una, ma normalmente oramai sono abbastanza consolidate. Quello che invece è importante è quello che ogni volta che c'è una necessità particolare, la regione aggiunge delle risorse in più, tipo al periodo della pandemia erano state messe risorse importanti, circa 4 milioni di euro per aiutare il mondo sportivo, tanto è vero che questo, secondo me, ma è un'idea, è un pensiero mio, ha contribuito a far sì che la nostra regione si sia mantenuta ai primissimi posti, in qualche volta dico al primo posto, ma la graduatoria dice che siamo anche al quarto posto per quanto riguarda il numero dei tesserati in proporzione agli abitanti e al terzo posto per il numero di società sportive in proporzione agli abitanti. Vi faccio un esempio, lo ripeto anche molto spesso, la media nazionale, dati del 2022, è di 102 società sportive su 100.000 abitanti, la nostra regione è di 463, 60% in più di quella che è la media nazionale. Mentre nelle altre regioni c'è stato un po' un calo dopo la pandemia, noi grazie anche a quei contributi che erano stati messi a suo tempo abbiamo tenuto botta. Da lì, per esempio, quando c'è stata l'esigenza, come diceva prima anche Giovanni D'Annunzio, di mettere mano agli impianti sportivi, non è che sono state messe magari cifre che rivoluzionano magari la nostra impiantistica, però il fatto di essere riusciti comunque a sostenere circa 60-70 impianti è una cosa importante. Adesso ultimamente era venuta fuori l'esigenza anche che questi impianti sono carenti di attrezzature, chi manca il tabellone, chi manca la rete di pallavolo, che può mancare magari tutte quelle cose che noi troviamo dentro al palazzetto, e la regione ci è venuta incontro e ha messo più di 1 milione di euro per comprare queste attrezzature. Pertanto da una parte c'è ci sono i fondi sulla spesa corrente, che oramai si ripete, diciamo, da parecchi anni, dall'altra, ecco, in maniera straordinaria, ogni anno, magari quando c'è l'esigenza di investire su qualche criticità, questo viene fatto. Poi è logico che sarebbe facile la battuta, che magari i soldi dello sport sono sempre pochi, nel senso, ma penso che questo sia un pensiero che a voi in regione arriva da tutti, si potrebbe mettere di più, però quello che dovrebbe dire un po' la nostra regione è che non investiamo solo in un settore, perché magari adesso ci fa comodo il grande atleta e mettiamo lì, ma la nostra regione sta sempre da tanti anni vicina di coloro che in qualsiasi maniera si adoperano a favore dello sport. Abbiamo cercato anche dalle zone terremotate quando abbiamo vissuto quelle esperienze terribile, ma abbiamo cercato di contribuire a sollecitare la regione a essere vicina a tutti coloro che in qualche maniera lavorano a favore dello sport. Penso che la regione Marche da questo punto di vista stiamo girando il piede per l'attività fatta all'interno della regione. Pertanto grazie e
con la speranza magari di avere anche qualche risorse in futuro, ma intanto grazie veramente per il lavoro di padre che si sta facendo e che alla fine dà beneficio in modo sportivo. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Luca. Lo chiami? Sì, servo. Mi hai lasciato a me, ringrazio a Ponti, voglio dire, tutte le più solite, vabbè. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Naturalmente io mi associo a tutto quello che è stato detto. Quindi abbiamo ricevuto, certo aggiungo alcune cose, ma lo sport velocemente. Credo che questo tipo di, come possiamo chiamarla, di linea data quest'anno con l'uscita di un bando, sia una, oltre che una, un'innovazione, sia anche una cosa che evidenzia l'efficacia. Credo che i vari bandi, nonostante immagino le difficoltà a livello proprio di regione, di uffici, per mettere in piedi questo tipo di linea, di conto. E naturalmente anche l'uscita di un bando unico, forse da anche la possibilità, non la possibilità, da una visione dall'esterno che lo sport è unico, c'è misura 2,3 misura 4 in attività per gli dati, non gli dati, calci, non calci, olimpionici oppure semplicemente chi fa attività ludica. Lo sport è unico, credo che appunto questo bando sia l'espressione di questa unicità dello sport marchigiano. Naturalmente ritengo molto importante, non vale nello specifico delle varie figure, perché naturalmente non è competenza mia in questa sede. Credo che se me lo consentite, in un'ottica futura, visto che qui è stato anche citato il Comitato per lo Sport, che naturalmente ha fatto quel tipo di lavoro di condivisione, suggerimento, condivisione e poi approvazione insieme all'ente regionale Marche, alle istituzioni di questo piano, credo che dovremmo maggiormente in futuro creare quel gioco di squadra che è stato fatto a volte in maniera assidua, a volte magari in maniera meno assidua, però che è stato fatto negli anni precedenti, perché sono messo convinto che il lavoro di squadra tra Comitato per lo Sport e come vedete qui l'amico proprio uno dei nomi è espressione di tutti i gruppi di un marchigiano e l'assessore allo sport possa questo connubio dare la possibilità di avere più forza a quello che all'azione che poi l'assessore allo sport naturalmente svolge all'interno della cosiddetta giunta per reperire un domani quelle che siano risorse che tutti quanti ci auguriamo sono sempre più possibile. Dico questo perché nonostante le risorse che siano importanti messe nel 2024, sappiamo bene che il mondo sportivo sta attraversando sia un momento di, diciamo, è in un momento storico di criticità, sia dovuto al fatto dell'andamento economico
del paese, ma soprattutto è anche della nuova riforma dello sport, che è una riforma che implica per forza di cosa le società sportive che operano nello sport di doversi attrezzare in maniera più professionale nella gestione delle società stesse e quindi di avvalersi di professionisti che naturalmente hanno dei costi maggiori rispetto a quelli supportati. E dunque io desidero prima di tutto ringraziare la Regione che conferma l'attenzione degli scorsi anni alle attività scolastiche e al mondo scolastico. L'ho fatto attraverso due misure. La misura 4.2, che è un sostegno alle nostre attività. Si parlava di sport per tutti, io credo che il luogo principale dove si debba declinare lo sport per tutti è proprio la scuola, soprattutto per quegli alunni e quelle alunne, io mi chiamo così, che magari non sono sportive fuori dalla scuola e per i quali lo sport a scuola è l'unico modo per fare questa fondamentale esperienza. E l'altra misura, la 4.1, quella a favore dei licei sportivi, è importante perché noi dobbiamo pensare ai licei sportivi non come il luogo degli studenti atleti, per quello c'è già un progetto ministeriale, ma è il luogo dove si formano i futuri professionisti dello sport. Di conseguenza, qualificare maggiormente l'attività che svolgono i licei, renderla più adeguata ai tempi, anche dal punto di vista delle attrezzature, è un'operazione importante. E, ovviamente il mio ringraziamento a nome di tutto l'ufficio scolastico regionale, del direttore e della dottoressa D'Amico. E aggiungo solo una richiesta, più che altro di carattere tecnico, che ho accennato all'inizio, se è possibile avere contezza dei tempi per queste due misure. Non tanto per la 4.2 che fa capo al mio ufficio, quindi che seguo io, ma soprattutto per quella dei licei sportivi, perché stiamo andando verso un periodo dell'anno in cui le scuole sono un po' meno attive sul pezzo. Quindi magari avere contezza dei tempi mi potrebbe permettere di adattare le scuole e i docenti per fare in modo che abbiano accesso a questa misura. Grazie. Presidente. Ci vuole dire qualcosa come presidente della commissione? Anche se no, tutto quello che avete detto, no. Potrei sì, no, io voglio dire, intervenire sullo sport è fondamentale, soprattutto anche su piccole cose, perché poi. E c'è bisogno del grande impianto, ma c'è bisogno soprattutto di risistemare, mettere a posto anche i piccoli impianti, metterli a norma, perché gran parte degli impianti spesso non lo sono, non sono accessibili da tutti, che è un altro problema importante. Quindi lo sport poi è importantissimo sia come crescita fisica, ma soprattutto come crescita morale, come crescita per lo stare insieme. La cosa più bella è condividere emozioni, condividere vittorie, ma soprattutto condividere sconfitte. Secondo me fanno crescere moltissimo. Quindi ho praticato lo sport finché potevo, quella dopo la pazza non la consentivo, però sono un appassionato e dobbiamo investire di più sullo sport. Le risorse non sono tantissime, dobbiamo cercare in tutti i modi di investire di più, non spendere di più, investire, perché quello che noi investiamo sullo sport e poi lo risparmiamo sul sociale, lo risparmiamo sulla sanità, lo risparmiamo su tanti altri settori. Quindi sembra una cosa marginale, così non lo è. Quindi, certo, forse questa è la cosa fondamentale, dovremo spingere più a avere più risorse, perché senza risorse non si riesce a fare molto. Quindi grazie per aver tutti i presidenti, a partire dal presidente del CONI, Luna e tutti gli altri che sono qui presenti. Io come
sportivo, vi ringrazio per quello che fate, perché sempre lo sport è più di quello che cresce bene. Io ho imparato tantissime cose, ma il fatto di perdere e andare a dare la mano, io credo che sia la cosa più bella, è abbracciarsi con chi ti ha passato le medie, si dice, per dare la cosa. Però questo sicuramente fa crescere e fa diventare uomini e fa sì che poi magari nel prosieguo della vita certi messaggi o ecco, certe cose che mettiamo dentro ce le ricordiamo sempre. Quindi, grazie a tutti per quello che stiamo facendo. Chiara, chiediamo con risorse, cerchiamo di investire. Ma non c'è il bilancio, lo faremo, Lorenzo, anzi c'è una... Va bene, io più come te lo chiedo perché sono lì, se lo chiedo io sono voluto, me lo chiedo te, dico, ma l'hanno chiesto, è più facile. Allora, no, grazie ovviamente a tutti, non so ecco, se ci sono domande, se qualcun altro desidera intervenire, noi siamo a disposizione. Sì, no, volevo, Giorgio. Sì, volevo fare chiara la domanda proprio tecnica. Mi pare la misura 3, guarda, ho letto che lo se ne parlando, però nella misura 3 mi pare che ci sia il finanziamento vada nei confronti di quelle attrezzature, c'è scritto, stabili e non stabili, ho detto bene, attraverso stabili e non stabili. Allora, chiedevo se in quella misura è possibile finanziare la riqualificazione, per esempio, di una tribuna, parlo del campo sportivo da calcio, di uno stadio comunale, di una tribuna piuttosto che di uno spogliatoio, se entra su quella misura la riqualificazione di questa. No. Perché sono le attrezzature sportive, cioè nel senso che sa come posso dirti, ma non è male di attrezzature che le società oggi hanno molto molta difficoltà, magari a volte andiamo nelle palestre e vediamo che ancora non c'hanno neanche. Però scusa di comprare due palloni da calcio non è l'attrezzatura. La rete da pallavolo che è tutta rovinata, oppure se c'è il colore dell'arbitro della pallacanestro della pallavolo, il segna punti, quello può essere ricompreso, una protezione laterale, una protezione laterale per la sicurezza rispetto a un campo di calcetto e sui ma in quali è possibile? Allora, siccome questo problema è estremamente c'è delle strutture sportive, quali sono le misure di finanziamento adesso che sul quale si può presentare un progetto e quindi partecipare all'eventuale bando, soprattutto per riqualificare queste cose che ho detto? Intendo tribune, intendo spogliatoi, sport per il periferia, è uscito l'altro giorno, tanto per il 2024 di sport e periferie, solo che noi siamo legati alle Marche perché quest'anno hanno deciso di finanziare solo i comuni al di sopra di 100.000 abitanti. Per i comuni sopra i 100.000 abitanti invece hanno messo circa 50 milioni per scorrere dalla graduatoria del 2020. L'anno scorso era per i comuni sotto i 100.000 abitanti. Quest'anno non hanno fatto fare la domanda per i comuni sotto i 100.000, ma hanno messo più soldi per scorrere la graduatoria. Cioè nel 2024 adesso è possibile fare la domanda, ma solo i comuni sopra i 100.000 abitanti le Marche. Non sono tagliate le soldi. Però questo tipo di bando noi lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto l'anno scorso, e tutti i comuni finanziati, 64 se non sbaglio, adesso sono in corso di realizzazione degli interventi di riqualificazione e poi li conteranno. Quindi diciamo che stiamo gestendo questo tipo di avviso che però non può uscire ogni anno, perché tra l'assegnazione del contributo, la realizzazione dei lavori e la rendicontazione in genere diciamo il tempo richiesto almeno un biennio, quindi diciamo che ecco un anno sì un anno no, ricordiamo i progetti per l'anno prossimo, esatto, si proverà a dare la volontà di cui dare continuità a questo tipo di intervento, cioè
Ecco, noi in questo anno, diciamo tra virgolette, di pausa, in verità siamo usciti con questo ulteriore bando, che poi è la prima volta che lo facciamo, che è specifico per l'acquisto delle attrezzature, quindi va anche un po' in aiuto più, diciamo, alla società sportiva, perché mentre il comune si fa carico dei lavori, di potenziamento delle strutture, le società sportive potrebbero avere un po' di difficoltà magari a sostituire le attrezzature che usano quotidianamente. Allora in questo senso noi andiamo a dare questo tipo di strumenti. La recensione, ho sentito parlare di recensioni. Le recensioni di una struttura sportiva di un campo di beach volley, per esempio, è possibile al cinema? Recensioni no. Beh no, fanno parte. Ma è tanto della no, la recensione, ragazzi, non è che uno può giocare, fare uno sport, un'attività sportiva senza la recensione. No, fa parte dell'impianto fisico e sequestrato. Di quel tanto è uscito dove la regione ha messo circa 5 milioni di euro per la riqualificazione di impianti, che adesso si sta a 4. Qualche anno precedente la regione aveva messo circa 6 milioni di euro, ma quando parliamo di 5, parliamo sempre presente che è una compartecipazione, che sembrano pochi, ma dato che è una compartecipazione muove, tipo quando la regione aveva messo 6 milioni di euro, aveva mosso quasi 40 milioni di euro di lavori in impianti. Essendo con partecipazione poi su questo, perché è utile inserire anche il credito sportivo che può poi mettere quello che manca senza interessi, che è una quantità di contributo. Adesso il prossimo anno sarebbe più importante che si rifacesse il bando sull'impiantistica sportiva, perché dare continuità a questa cosa è fondamentale. Tra l'altro il bando regionale si affianca e fa potenziare quello che è poi l'intervento nazionale di sport e periferie, quindi oltre agli impianti finanziati con sport e periferie, in un certo periodo di tempo, perché anche quel bando non esce tutti gli anni, ci aggiungiamo con il bando regionale e tutti regionali gli impianti finanziati per cui sul territorio comunque diciamo sono bandi di livello, cioè di non ci sovrapponiamo, ma forse periferia magari si arriva anche a 1 milione d'euro, anche adesso 700 euro possiamo arriviamo a un impianto nuovo o ampliare un impianto nuovo, ma è sport e periferia. Quello che la regione ha portato avanti come politica negli ultimi tempi è la riqualificazione degli impianti privati. Ha detto sottovoce, diciamo noi sottovoce, noi abbiamo impianti che ancora non lo possiamo dire, ma non sono una norma, proprio dal punto di vista del lavoro, perciò nel bando non possiamo dire ci mettiamo a norma. Riqualifichiamo, però si può capire, pertanto con i 150.000 euro di contributo, non è accettabile in campo, però ci cambia la pavimentazione della pesca, perché a posto della situazione. Si adegui gli spogliatori, mettere a posto il campo elettrico, quello che serve all'impiantistica nostra. Poi logico che se invece di mettere 5 milioni la regione delle 50 si può fare con l'esperienza come comune, vieni magari la regione da 50.000, ne prendi altri 50 con il credito sportivo. Su 20 anni, sui 50 senza interessi sono 4.000 euro o 3.000 euro l'anno che non pesano, però ti danno la possibilità di spendere 100.000 euro e che fai dei lavori, diciamo questo un po'. Quindi va messo insieme il credito sportivo, che è una buona agevolazione, ma solo non è sufficiente, con l'incentivo della regione Marche, sicuramente incentiva gli enti a. Anche perché fanno una riqualificazione solo dal punto di vista energetico, risparmi di tutto quello che spendono. Quindi anche questo va valutato. Quindi alla fine abbiamo anche un'ottimizzazione di quelli che sono i costi. Per il corpo umano riuscisse a trovare i fondi per rifare un'altra volta il massimo di statistica, io devo dire che è stato fatto un percorso dove all'inizio di questa legislatura, vale indietro, sono stati messi i fondi la prima regione. Per quanto riguarda la pandemia, che era una misura straordinaria, poi stavano messi i fondi per l'acquisto dei pulmini per le società sportive, che è una misura straordinaria. Adesso sono stati rimessi i fondi anche un'altra volta per l'impiantistica sportiva. Adesso quest'anno c'è le attrezzature sportive, che sono delle misure straordinarie che vanno fuori a quello che è il programma delle famose 12 misure che abbiamo visto prima. Ricordo che se sulle misure si potesse trovare qualche risorsa in più e si trovi per il prossimo anno anche qualcosa per l'impiantistica sportiva, dico che
si può considerare magari comunque non una cosa tra virgolette eccezionale, ma penso che abbiamo fatto un buon lavoro tutti, perché abbiamo colto quelle che erano le esigenze del territorio, quello è quello importantissimo. Grazie. Ecco, se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti nuovamente per la presenza, la partecipazione, per il contributo che è stato dato e quindi ci diamo appuntamento a breve per le prossime attività che dobbiamo fare. Quindi grazie a tutti. E mi raccomando, diffondete il più possibile insomma questo bando. Grazie. Grazie.